Era l'idea originaria, l'idea di San Francesco quando ha fatto il primo presepe a Grecia, era proprio quello di trasmettere un messaggio, un po' come la Bibbia dei poveri che viene da Giotto in poi, no? Hanno arricchite le nostre chiese, per quelli che non sapevano leggere, non sapevano scrivere, allora attraverso l'immagine questa Bibbia diventava una catechesi, un'evangelizzazione. Così il presepe, in particolare il presepe di Napoli, è un messaggio del tutto speciale, particolare, perché oggi si parla molto di questa cosiddetta teologia incarnata, cioè vissuta nella vita, fatta resasi vita, insomma. Il presepe napoletano ha espresso fin dall'inizio questa concretezza di un mistero, mistero del Dio che si incarna, però che è partecipato dalla gente.